Ciao a tutti ragazzi. Samp Juve. Cioè hanno fatto tutto loro. Si è fatto l'autogol. Hanno provocato il rigore. Il rigorino. E il portiere poi si è segnato da solo. Al terzo gol l'ha buttata dentro da solo. Cioè hanno fatto tutto loro in pratica. Tutto loro. E noi? Cosa cazzo abbiamo fatto? Abbiamo giocato di merda. Mamma mia. Ma poi, ma io dico una cosa, no? Io voglio dire una cosa perché poi io di questo allenatore non è capace di giocare a calcio, non, sappiamo che questo fino a quando non sarà esonerato, non si va fuori dai coglioni, sappiamo che non sa insegnare calcio, non sa giocare a calcio, allenatore, non sa insegnare un calcio, magari non dico spumeggiante, non dico. Io non chiedo il tiki-taka. Io sono un amante del calcio spettacolo, Io non chiedo il calcio spettacolo, non voglio tutte queste cose qua. Perché so che questo qua non c'è niente da fare, questo qua. Però io penso e sicuramente spero che sarete d'accordo con me, no? Spero che sarete d'accordo con me. Che possiamo pretendere almeno, no? Da un allenatore così pagato, difenditi, ma delle ripartenze organizzate, con organizzazione, le posso pretendere, almeno quelle. Non dico, cioè, almeno quelle. Perché se riparti organizzato, no? Almeno, comunque, no? Neanche quelle, cioè palle improvvisate buttate sulla fascia, a volte a quadrato, a volte non si sa chi, a volte a fare sportellate, l'attaccante deve fare sportellate, a volte, capisco che non c'è il centrocampista che si prende la responsabilità, a parte Arthur, di fare la giocata, di creare superiorità numerica, e abbiamo visto che è migliorato Arthur. Ma devi affiancarlo a dei top assoluti, perché capisco, no, che non abbiamo il centrocampo, bisogna rifondare il centrocampo, almeno due top in estate, ripeto, capisco tutto. Però nelle ripartenze, io dico, no, nelle ripartenze, dopo che tu ti difendi, no? Dopo che tu ti difendi, cioè, no, questo non organizza neanche la squadra per ripartire, ripeto, palle buttate. Buttate a cazzo così in avanti, buttate la cazzo di cane, così la cazzo di minchia, proprio buttate a cazzo. Capito ragazzi? E questo è il discorso. Buttate a cazzo. Cioè... Io ragazzi. Non c'è né capo né. Cioè, ripeto, non c'è. Questo allenatore non sa, non è per lui. Secondo me non è per lui proprio, non è per lui non lo so, ma sto chiedendo troppo a chiedere una ripartenza organizzata, sto chiedendo troppo, non mi sembra di chiedere troppo. Non stiamo chiedendo la luna. È quello che io dico, non stiamo vedendo la luna. Io non lo so veramente qua. Io non so. Non, perché poi ti incazzi, fai. Uno si incazza, no? E poi. Con questo allenatore dice sempre le stesse cose, no? Che. Però cerchi, anche cercando di ragionare, no? Com'è possibile?
e questo non sa nemmeno la ripartenza organizzata, niente, anche quello, vabbè, neanche quello. Speriamo di vincere, di passare mercoledì, perché sennò ti esonero io, Allegri. Ti esonero io, sennò io ti esonero. Speriamo. E specifico, il Villarreal non è che è tutta questa grande squadra, tutta questa impresa che sa se passi, per gli allegriani. Specifico. Quindi, oltre a questo, un'ultima cosa. Ma il signorino di ma quando cazzo ritorna questo qua? Quando cazzo di minchia ritorna questo qua? Mi ha rotto veramente i coglioni questo qua. Mi ha rotto proprio i coglioni questo qua. Mamma mia. Sbrigati a tornare. Di bufala, sbrigati. Che pena. Insieme al tuo allenatore di merda, che pena.